Pius, adesso è caos clamoroso dietro Front sul progetto di Piazzale Verdi, rischio quello di perdere l'intero contributo regionale. Famiglie sempre più povere, a dirlo il dossier annuale della Caritas diocesana di Lucca, in sofferenza chi ha figli piccoli. Comics 2014 nel segno della rivoluzione, stamattina l'attesa conferma, la manifestazione raggiungerà in massa l'area di Piazza San Francesco. Ad Altopascio il gota del freestyle, dal 10 luglio i migliori atleti italiani si giocheranno al tricolore nell'area attrezzata di Marginona. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione su Di Lucca. In apertura parliamo del progetto Pius, il comune fa dietro front sul progetto di Piazzale Verdi, bloccato per alcune difformità emerse a gara già assegnata, con una decisione a sorpresa decide di rinviare l'approvazione della delibera di recesso dal contratto. Vediamo tutto nel nostro primo servizio. Clamoroso dietro front sul progetto di Piazzale Verdi. Con una nota di poche righe, Palazzo Orsetti fa sapere che la Giunta ha rinviato l'approvazione della delibera di recesso dal contratto relativo al progetto Pius di Piazzale Verdi, poiché è emersa la necessità di ulteriori approfondimenti da sviluppare con la Regione Toscana, in particolar modo riguardo i finanziamenti. La sensazione nell'area da tempo è che in ballo non ci sia soltanto il progetto di riqualificazione di quell'area, ma i finanziamenti stessi per i Pius. Il recupero di Piazzale Verdi è infatti legato a doppio filo con i cantieri per i quali sono stati ottenuti i finanziamenti. L'intervento di Piazzale Verdi in particolare è a carico dell'amministrazione comunale. Come noto tuttavia, si è deciso lo stop al progetto per alcune difformità emerse a gara già assegnata. Ora toccherà ai dirigenti comunali avviare un confronto serrato con i tecnici della regione per chiarire se l'eventuale stop al progetto di Piazzale Verdi possa mettere a rischio gli altri interventi. Il comune cercherà anche di rattoppare la questione dell'accessibilità dell'area per migliorare anche in questa fase transitoria l'accesso dei bus turistici in Piazzale Verdi. Ed è stato presentato questa mattina all'Arcidiocesi di Lucca l'annuale dossier sulla povertà redatto da Caritas, il quadro emerso di un forte disagio soprattutto che riguarda le famiglie. Vediamo i dati nel nostro servizio. È una crisi senza fine quella che anno dopo anno impoverisce le famiglie lucchesi. Sì, perché il soggetto debole della catena in questo 2014 è proprio la famiglia. A sostenerlo i dati contenuti nel dossier della Caritas diocesana Giano e Gianai presentato questa mattina. Quest'anno noi registriamo una crisi che ha colpito in particolar modo le famiglie e in particolar modo le famiglie che hanno bambini minori a carico. Una crisi che non è solo frutto della povertà che viene dalla crisi economica, ma anche da alcune misure di austerity che nel tempo sono state scelte e che hanno finito per incidere profondamente su un malessere già esistente, soprattutto delle famiglie. È la famiglia quindi oggi per noi il soggetto più debole, in particolar modo poi le famiglie che hanno sperimentato una situazione di frattura e in cui quindi magari una donna sola si trova a dover affrontare il problema di mantenere dei figli a proprio carico. La fotografia che giunge dai centri di ascolto dislocati su tutto il territorio provinciale è la forte frattura che si registra nella famiglia che non solo vive un momento di profonda difficoltà con un incremento di nuovi poveri del 58% per gli appartenenti a nuclei familiari, ma che porta conseguenze nel lungo periodo. Infatti, un bambino che si trova a dover fronteggiare il suo malgrado disagi nel mondo dell'educazione e nei rapporti sociali è potenzialmente il nuovo povero di domani. La fascia più debole è ancora quella compresa tra i 35 e i 54 anni, un paradosso se si considera che si tratta di persone in piena capacità lavorativa, un dato figlio della crisi del lavoro. Infatti, nell'80% dei casi si tratta di uomini e donne disoccupate.
Io stesso. Ed è stata eletta la nuova giunta che affiancherà il presidente Giorgio Bortoli alla guida della Camera di Commercio di Lucca. Il Consiglio da poco rinnovato si è riunito nella Sala dell'Oro della sede di Corte Campana e con scrutinio segreto ha eletto i componenti dell'organo esecutivo. I membri di giunta sono 8, vediamoli: Maurizio Fantini al settore agricoltura, Michela Fucile, Luca Poletti all'artigianato, Ademario Cordoni, Alessio Luca Rotti al commercio, Benedetto Stefani al settore turismo, Vittorio Armani all'industria e Roberto Favilla al settore servizi alle imprese. E ci spostiamo adesso a Porcari, ancora un brillantissimo risultato per il Comune che prosegue nella sua politica per il decoro ambientale ed una raccolta dei rifiuti porta a porta che lo ha portato ai vertici nazionali fra gli enti che adottano tale sistema. L'associazione Lega Ambiente ha infatti inserito il Comune della Piana fra quelli che saranno primati a livello nazionale fra i comuni ricicloni 2014. La primazione si terrà mercoledì 9 luglio a Roma dalle ore 9 alle ore 13. Durante la festa dei comuni ricicloni classificati come eccellenti nella gestione sostenibile di rifiuti. A ritirare il premio saranno il sindaco Alberto Baccini e l'assessore alle politiche ambientali Sandro Solimando. E da Porcari ci trasferiamo invece a Capannori. Ieri sera riunione nella sala del comune riguardo la chiusura della scuola di Tassignano accorpata per il prossimo anno scolastico a quella di Lunata. L'incontro con i genitori voluto proprio dal sindaco Luca Menesini è stato tutt'altro che sereno, ma alla fine il primo cittadino è riuscito a spiegare la posizione del comune. Vediamo. Dopo un mese dall'insediamento, Luca Menesini si è trovato ieri sera a dirimere la prima controversia del suo mandato. Una volta convocata la riunione con i genitori e gli insegnanti delle scuole di Tassignano e Lunata, il primo cittadino probabilmente sapeva già che l'incontro non sarebbe stato semplice da gestire. Ed infatti i toni si sono alzati quasi subito. Perché quando si tratta di chiudere la scuola sotto casa e venire meno in qualche modo ai diritti dei propri figli, non esiste genitore pronto a mediare istantaneamente. Le maggiori rimostranze rivolte al sindaco Menesini, all'assessore Lara Pizza e alla dirigente Tina Centoni hanno riguardato il timore che la scuola di Tassignano, chiusa per importanti danni strutturali, possa non riaprire più, come accaduto alla vicina scuola di Tempagnano, che però si trova nel comune di Lucca. Già nelle scorse settimane l'assessore all'edilizia scolastica aveva indicato i tempi dell'intervento ed anche ieri sera i tecnici comunali hanno confermato che la sospensione delle attività alla scuola di Tassignano durerà solo per l'anno scolastico 2014-2015. Da quello successivo si tornerà ad occupare gli spazi oggi inagibili. La perplessità dei genitori ha riguardato anche la situazione mensa ed il trasporto pubblico, ma in entrambi i casi le risposte di Menesini hanno fatto capire che quanto era in suo potere per ovviare ai problemi indiscutibili del trasferimento dei bambini è stato fatto, dalla predisposizione di un servizio pedibus, con alcuni volontari che scorteranno i bambini a scuola, ai pezzi agevolati per il trasporto pubblico. Per quanto riguarda la mensa non cambierà niente per i bambini di Lunata, che già sono abituati a consumare il proprio pasto in classe, per quelli di Tassignano una situazione non proprio eccezionale, ma nell'emergenza non pare questo uno scoglio insormontabile. Insomma, si può dire che Menesini sia uscito comunque a testa alta, inaugurando, come inserito in campagna elettorale, un nuovo modo di fare politica legato all'ascolto e al dibattito anche pubblico. E sempre a Capannori è stata riaperta prima del previsto via per Villa Pucci a San Martino in Colle. Da ieri pomeriggio la strada dove in aprile l'amministrazione comunale aveva aperto il cantiere per la messa in sicurezza di una frana dovuta ad un'eccezionale ondata di maltempo e transitabile dai veicoli. I lavori si sarebbero dovuti concludere alla fine del mese di luglio. Lavori in via per Villa Pucci hanno riguardato la realizzazione di un nuovo muro scogliere in pietra, la costruzione di un corso su un micropali tirantato e interrato nella sede stradale, la messa in opera di un nuovo muro di sostegno. Nei prossimi giorni sarà collocato anche il guardrail. In attesa di questo, una posta segnaletica limita la velocità massima. E parliamo adesso invece di Lucca Comics and Games. Sarà un'edizione rivoluzionata, la 48esima della manifestazione senz'altro più appetibile del comune di Lucca. Vediamo perché nel nostro servizio.
una rivoluzione di fumetti a giochi. È tutto pronto per la nuova edizione di Lucca Comics and Games, la 48esima, che si terrà a Lucca dal 30 ottobre al 2 novembre. Una rivoluzione rappresentata anche dal poster dell'edizione, disegnato da Gabriele Dell'Otto, che rappresenta un bambino pronto ad aprire con una chiave da inserire nella toppa di Piazza Anfiteatro un immobile meccanismo che ha il profilo della città di Lucca e dei suoi simboli. L'edizione di quest'anno si presenta o si prospetta come un'edizione peraltro straordinaria, e quindi l'occupazione anche della parte est, che ha avuto in questi anni ha visto un lavoro di grande riqualificazione, credo che vada nella direzione giusta. Io sono contento di questo allargamento verso est. Andiamo a comprendere un po' tutta la città e questo è una buona cosa. Si parte dalle novità sull'organizzazione di stand e padiglioni. Come già annunciato, l'intera area est del centro storico, quella attorno all'ex convento di San Francesco, diventa protagonista, ospitando la Japan Town, evoluzione del Japan Palace, il pittoresco mondo di tutto ciò che ha a che fare con il Giappone. E l'ex Real Collegio può così diventare un vero Family Palace in cui accogliere i padiglioni e le attività della nuova Lucca Junior, oltre a proiezione di eventi cinematografici di Lucca Movie dedicati ai più piccoli, in tutta sicurezza e gratuitamente. Villa Bottini poi si trasformerà in un universo completamente dedicato al videogioco e alla videogame art, in occasione dell'uscita del nuovo episodio del gioco Assassin's Creed Unity di Ubisoft. E il Teatro del Giglio, prestigioso cuore culturale della città, torna ad essere centro della manifestazione con un evento tra musica e fumetto dedicato alla premiata Forneria Marconi. Innanzitutto rassicuriamo tutti che è una rivoluzione pacifica ed è tra l'altro realizzata da un bambino, quindi con tutto il candore della sua età, che però riuscirà a smuovere questo grande meccanismo che è Lucca, infilando questa chiave nella toppa dell'anfiteatro, il che significa che sarà un cambiamento, un movimento, un'evoluzione per la città e per la manifestazione. E poi la rivoluzione francese in qualche modo sbarca a Lucca, fra Villa Bottini e Porta San Gervasio. Ma è una piccola soddisfazione, devo dire, perché noi abbiamo scoperto, o meglio dai loro sorrisini, che comunque poi l'hanno detto apertamente, che la Ubisoft, una delle più grandi case di videogiochi, come sai, diciamo, del mondo, lanciava il quarto episodio di Assassin's Creed, uno dei suoi titoli di maggiore successo, e questo sarebbe stato ambientato nel periodo della rivoluzione francese. Villa Bottini gli ho consigliato può essere le Tuileries, quindi lì la nobiltà, diciamo, francese fra i conti col popolo rivoluzionario, e un attacco alla Bastiglia potrebbe essere quello contro, diciamo, Porta San Gervasio e Protasio, le cui torri tonde ricordano tantissimo la Bastiglia. E tanto altro ancora, visto che questo è solo un primo passo verso il prossimo mese di ottobre, quando si alzerà il sipario per un'altra manifestazione che si attende da record. E a margine della conferenza stampa di questa mattina di presentazione Lucca Comics and Games, il sindaco Alessandro Tambellini non si è sottratto a una domanda velenosa del direttore Enrico Pace. Sentiamo. Un manifesto, quello che è stato presentato per questa edizione, che presenta un meccanismo immobile che un bambino apre con una chiave in piazza Anfiteatro. Può essere una sorta di invito anche a questa amministrazione a fare lo stesso? Ma il senso della domanda credo che sia un invito a fare quello che l'amministrazione sta facendo, perché non mi sembra di dover raccogliere le indicazioni di chi dicono che questa è un'amministrazione che si muove poco. Questa è un'amministrazione che si muove assai, si muove molto, con le possibilità che ha. Non dimentichiamoci che Lucca non è al di fuori dell'Italia in questo momento, quindi il bambino che mette in moto il movimento è strettamente riferito alla manifestazione Lucca Comics and Games. Altre allusioni non mi sembrano davvero opportune. E parliamo adesso di un'altra bella manifestazione che si sta svolgendo a Lucca e che impegnerà il centro storico per tutto il mese di luglio. Si tratta di Cretasia, domani 4 luglio alle ore 17.30. E al collegio abbiamo inizio i meeting for ideas, pillole di conferenza performativa, i quattro incontri inseriti all'interno del programma della biennale di Cretasia. I meeting for ideas non sono semplici conferenze e non sono neppure spettacoli. All'interno di ogni incontro sono previsti tre relatori esperti provenienti
provenienti da diversi ambiti che affrontano il tema identità liquide, declinandolo ogni volta in modo diverso, applicandolo e contestualizzandolo all'interno del proprio campo. In occasione del primo incontro interverranno Tania Talamo, architetto, Pierpaolo Perretta, al secolo Mister Save the Wall, e Roberto Castello, fondatore di Aldes, uno dei fondatori anche di SPAM, rete per le arti contemporanee. Ad ogni incontro seguirà una degustazione gratuita di prodotti e vini biologici a cura di Voglio Vivere Così di Claudia Palagi, fatta eccezione per venerdì 11 luglio, in cui ci sarà l'aperitivo offerto invece da Slow Food. Gli incontri anche per i prossimi tre venerdì sono tutti ad ingresso gratuito. E 17 pezzi alla faccia della scaramanzia, non uno di più, ma la folla di Piazza Napoleone, circa 5.000 persone, 3.000 a sedere, le altre in piedi, con visuali anche approssimative, si è infiammata nell'ascoltare i quattro leggendari musicisti che negli anni 70 formarono gli Eagles, una delle band considerate più influenti del rock contemporaneo. 1:40 fra pezzi più recenti e i classici del repertorio, da Take to the Limit a I Can't Tell You Why, da One of These Night e poi ovviamente la mitica Hotel California. Le luci si accendono su Desperado per un concerto che apre col botto il Summer Festival 2014. E un appuntamento invece per gli amanti delle stelle, la Biblioteca Civica Agorà informa che a conclusione del ciclo di incontri teorici di astronomia a Nasso in Sul, lunedì prossimo 7 luglio dalle ore 21 alle 23:30 avrà luogo presso il baluardo San Paolino Mura Urbane di Lucca l'osservazione telescopica della Luna e del pianeta Saturno. La partecipazione all'evento è aperta, oltre ai partecipanti al corso, anche a tutti gli appassionati del mondo dell'astronomia. E parliamo invece adesso di sport. Il 10 luglio parte ad Altopascio il campionato nazionale di pattinaggio freestyle, 194 atleti, 24 società da tutta Italia, una vetrina importante, la presentazione questa mattina. Tutto è pronto, con la sola incognita del tempo meteorologico, che in ogni caso non fermerà la manifestazione per la prima assoluta di un campionato italiano ad Altopascio. Infatti, grazie all'Associazione Sportiva Altopascese L'Acquario, che ha ottenuto l'importante investitura dalla FIIP, la Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, dal 10 al 13 luglio Marginone diventerà la capitale italiana del pattinaggio freestyle. I campionati italiani di pattinaggio freestyle, presentati questa mattina dalla responsabile tecnica dell'Acquario Antonella Carpanese, il sindaco Maurizio Marchetti, l'assessore alla cultura e delegato per Marginone Nicola Fantozzi e il presidente del circolo Forima Simone Biagi, comprenderanno ben 7 specialità, fra le quali le due inedite per l'Italia denominate Battle e Slide. Riguarderanno almeno 194 atleti in rappresentanza di 24 società di tutta Italia, che cercheranno di conquistare il titolo italiano nelle categorie ragazzi, allievi, junior e senior. Le gare si svolgeranno dal 10 al 13 luglio a Marginone, nella zona del centro Forima, sede degli allenamenti estivi dell'Acquario, che annovera tra le proprie fila diversi atleti azzurri. Una di loro, Cristina Rotunno, altopascese, ha ottenuto nel 2012 il titolo di campione del mondo di speed, ma ci sono altri giovani in grado di competere con i migliori al mondo. Dal pattinaggio freestyle al calcio, con la Lucchese che si muove a fari spenti, la società sta lavorando sotto traccia per definire organigramma, parti sportive, aspetti logistici e ovviamente il marketing. Un lavoro non facile. Domani il CDA che darà il via libera al mercato. Avanti piano, affari spenti. La nuova Lucchese nasce sotto traccia, dovendo preoccuparsi di un mare di cose prima di poter fare quello che i tifosi chiedono e si aspettano. Forse non tutti capiranno, ma è sin troppo evidente come la promozione raggiunta all'ultimo istante abbia colto un po' tutti di sorpresa, sbattendo in faccia ai dirigenti la realtà. Non un altro anno di attesa, il tempo di potersi organizzare, ma l'urgenza di crescere subito e affrontare il professionismo, che non è uno scherzo, soprattutto questa bistrattata Serie C, annientata da anni di gestione scellerata e in mano a gente senza scrupoli, che nonostante nuovi campanelli di allarme non si accontenta di giocare un campionato interregionale, nord, centro, sud, ma insiste in una sorta di pericolosissimo risico, azzardando l'Alto Adige insieme al Cosenza e la Salernitana con il Pordenone.
Tornando alla Lucchese, perdonate il déjà vu, decisamente poco incoraggiante, ma l'ora delle decisioni è giunta e venerdì il consiglio di amministrazione è chiamato a pigiare lo start, ora o mai più, con ruoli e compiti chiari. A Russo la responsabilità di fare la squadra con un budget stabilito, a Rosadini di occuparsi delle mille questioni che investono una società professionistica. Con i dirigenti finalmente uniti, un allenatore, Pagliuca, che ha ampiamente dimostrato il fatto suo, e un segretario, Badì, che conosce la materia a menadito, la Lucchese può disputare una dignitosa stagione e costruire un futuro stabile. Il resto, come si dice, aria fritta, che non serve alla causa, soprattutto dietrologie, pettegolezzi e cifre sparate a caso. E chiudiamo la nostra edizione di questa sera con una notizia che ci parla di calcio dilettantistico in occasione della festa di fine anno del Lucca 7. Al campo sportivo è stato installato il defibrillatore acquistato con il contributo di alcuni commercianti di Viale San Concordio, dei genitori di tutti i dirigenti della società, un'iniziativa lungimirante, visto che dal prossimo campionato sarà obbligatorio averlo in dotazione dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive. La società, credendo nella necessità e sapendo quanto sia importante la sicurezza, ha pensato quindi di dotarsene in anticipo. Un bel segnale per tutto il movimento dilettantistico. Prossimo passo, poi preparare tutti gli allenatori ed alcuni dirigenti all'uso del DAE, con la partecipazione ad un corso organizzato dalla FIGC di Lucca. L'augurio, dicono dalla società, è che resti inutilizzato per sempre, ma vogliono comunque ringraziare tutti quelli che hanno contribuito. E con questa notizia è tutto per la nostra edizione di questa sera. Vi ricordo che i servizi li potete ritrovare sul sito www.dilucca.it. Per quanto riguarda la cronaca sempre aggiornata, il sito di riferimento è luccaindiretta.it. A questo punto non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione, augurarvi un buon proseguimento di serata col programma di Di Lucca.